Ben trovata all'Orlando Furioso, amici di Prima Radio. Oggi è mercoledì 19 gennaio, per me è il quinto giorno di dorata reclusione in casa, il secondo ufficialmente da positivo al Covid, variante Omicron. E per quanto mi riguarda non ne sto avendo nessun problema dal punto di vista sanitario, sto apparentemente almeno bene. Mi stanno arrivando tanti messaggi di in bocca al lupo, di pronta guarigione, considerato che io ho reso pubblica la mia positività. Però sto bene, non ho nessun problema, almeno apparentemente, per quanto riguarda il Covid. Quindi l'unico traguardo da raggiungere è quello del tampone negativo, naturalmente tra qualche giorno. E questo presumo sia dovuto al fatto che io ho seguito regolarmente il mio ciclo vaccinale, avevo già due vaccinazioni, dovevo fare la terza domani, che naturalmente eviterò perché adesso ho la positività. E i numeri di questi giorni credo ci stiano facendo capire, credo che stiano confermando che comunque la strada che stiamo percorrendo è quella che ci porterà all'immunità di gregge. E a tal proposito ho sentito un'importante dichiarazione del virologo Matteo Bassetti che vi ripropongo. Noi saremo probabilmente quasi tutti contagiati da Omicron, il che vuol dire che arriveremo a quella agognata immunità di gregge che speravamo di avere. Un po' grazie alla vaccinazione e un po' grazie al fatto che purtroppo anche quelli che non si sono vaccinati con Omicron, vista la sua elevatissima contagiosità, si contagerà. Questo è quello che ha detto Fauci, che dice l'OMS, che ha detto ieri EMA, che io nel mio piccolissimo e modestissimo Genova dico da un mese e mezzo. Fondamentalmente Omicron ci porterà l'immunità di gregge. È chiaro che purtroppo arriveremo a un punto in cui guarderemo indietro e i non vaccinati avranno pagato un contributo importante, perché oggi i nostri ospedali sono unicamente pieni di forme gravi nei non vaccinati. Io guardo dietro la mie spalle, ho il reparto che dirigo, 19 ricoverati, 18 non vaccinati, e l'unico vaccinato che ho ha dell'altro, ha un'infezione del cuore, non ha il Covid ed è dentro perché ha un tampone positivo asintomatico per il Covid. Quindi oggi la malattia con Omicron 80% picchia unicamente sui non vaccinati. Per tutti gli altri il problema non esiste, perché se guardiamo oggi i dati, noi abbiamo visto sempre il bicchiere mezzo vuoto, ma per la prima volta le terapie intensive fanno meno 10 oggi. Quindi vuol dire che a fronte di una crescita impressionante di numeri di contagi, non crescono al crescere esponenziale dei contagi. Che con la velocità con cui va questo virus e con la velocità di contagiare, è molto probabile che nei prossimi 2 mesi si contagerà un cittadino italiano ogni 2 con la variante Omicron, il che vuol dire che siccome noi abbiamo oggi 82% di vaccinati, che sommato ai guariti dovrebbe arrivare al 90%, non ho dubbi di pensare che quel 5-7% che ci manca per l'immunità di gregge lo raggiungeremo nei prossimi 2-3 mesi. Quindi la prossima primavera avremo l'immunità di gregge. Avete sentito come me i numeri che riguardano l'ospedale che dirige il virologo Matteo Bassetti a Genova, lui, ma sono numeri simili in tutti gli ospedali d'Italia. A Genova, nel reparto di Bassetti, su 19 ricoverati in terapia intensiva, 18 sono non vaccinati e uno vaccinato ma con una patologia diversa che gli sta creando problemi. Quindi penso sia ormai quasi inutile ribadire l'importanza della vaccinazione. Tra l'altro c'è qualche amico personale che non aveva creduto nel vaccino, si è beccato il Covid e sta avendo qualche problema in più di quello che invece sto avendo io. Sicuramente ha avuto dei sintomi più invasivi che gli hanno creato problemi, per fortuna nulla di grave, ma presumo si sia convinto che il vaccino sarebbe servito ad evitare questi problemi. Dunque io non voglio più parlare dell'importanza del vaccino, anche perché credo di rivolgermi a delle persone intelligenti, perché chi ascolta la radio di solito è una persona mediamente intelligente e per fortuna noi di Prima Radio ne abbiamo tante di persone che ci seguono. È tutto per oggi, l'Orlando Furioso torna nelle prossime edizioni.